Bentornate sul canale, bentornata anche a me dopo X mesi. Cosa ci ha fatto? Ci sono Margo e Brigitte. Cosa ci ha fatto riunire? Lo shopping da Primark. Eccolo qui, finalmente ero rimasta forse l'ultima a non andare da Primark, la nuova apertura che c'è stata qua a Roma. Ho fatto passare un po' la folla, la fila. E tutta la gente che si è fiondata appena Primark aperto in un centro commerciale nuovo a zona Euro Laurentina, si chiama Massimo. E finalmente oggi sono andata mattina presto, più o meno quando ho aperto il centro commerciale, e quindi sono stata proprio con calma, mi sono proprio goduta il negozio. Dovrò ritornare perché poi sapete quando entrate in questi posti che ci sono mille cose, siete bombardate di tantissime cose, oggetti, vestiti, scarpe beauty, cose per la casa, cose per il telefono, insomma, alla fine non ho più capito niente, mi sono stufata e sono andata via. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso. In realtà io ero andata per prendere delle cose che mi lasciano per ultime perché ce le ho in questa busta, mentre nell'altra busta che mi si è rotta, avevo preso delle cose per casa. Iniziamo. Prima cosa che mi sono portata a casa sono queste grucce. Allora, loro vendono questi pacchi di appendiabiti, 10 pezzi per 2,80 euro. Sono quelli in feltro, in vellutino, che io ho già, le ho praticamente quasi tutte. Poi nel frattempo le avevo finite, avevo più vestiti e le avevo prese su Amazon. Avevo preso un pacco da 50, che comunque se lo trovo tra i miei ordini ve lo linko giù. Le ho prese tantissimi anni fa. Ne ho prese 20, una sicuramente 10 le terrò di scorte, 10 mi servono subito, quindi ho pensato di prenderlo, ho detto non si sa mai, ci sono anche grigie. Poi, totalmente random, dei calzini, semplici calzini, noiosissimi, comunque ho visto che è tutto nero, nero-grigio, sempre molto colorate le mie cose. Questi sono 7 paia a 3 euro, un paio di ciabatte. Queste adesso le uso subito perché ho buttato le mie. E 5 euro, taglia M che è una 38-39. Anche di ciabatte, ragazzi, ce n'erano tantissime, veramente. Sarei uscita almeno con 3 paia di ciabatte, però ne ho preso solo uno. Quando poi le distruggo ne vado a comprare un altro. Ah, sempre molto random, dei dischetti di cotone che io in realtà non uso più perché uso i dischetti quelli riutilizzabili, quelli o in fibra di bambù o in cotone lavabile, però da tenere ogni tanto perché magari mi serve una cosa veloce e li ho presi. Sono 120 semplici piccolini, quelli tondi, a 75 centesimi. Poi ho preso due cose per il letto e sono, vi faccio vedere prima questo. Mamma mia, le ho appoggiate a terra, c'è andata Brigitte sopra pieno di peli. Allora, un set per praticamente questo è il copripiumino con le federe. Due federe, sì. La misura è la double perché c'è sia singolo che king size. La letto matrimonio. Spero di non aver sbagliato. Comunque ho preso 200 centimetri per 200 centimetri, vi dirò. E questa è la fantasia, ve la faccio vedere così. È double fast, quindi potete anche utilizzare questa variante se vi piace. E l'ho pagato 16 euro. Non da abbinare a questo perché ha le sue federe, ma in realtà ha un altro set che avevo di Ikea che mi serviva, anche questo si è riempito di peli. Tanto adesso lavo tutto. E questo sono due federe per il cuscino, semplici, quelle rettangolari, nere, anche qui c'erano tutti i colori. Ce n'erano tanti che mi piacevano, però siccome non ho mai comprato i tessili per il letto, voglio prima vedere che riuscita fanno. E semmai andrò a comprarmene altri. Poi pesco da qui. Un'altra cosa molto random è questo pettine. Sarà un video brevissimo, ci sto mettendo poco. Allora, forbice 1,50 euro di pettini, spazzole, non di cose. Neanche ve lo dico quanti ce n'erano. Questo l'ho preso. In realtà ha questo comodo manico per appenderlo in doccia, ma in realtà io l'ho preso per aprire i boccoli, aia, anche se ho i capelli sporchi, però già dovrebbe fare il suo lavoro, semmai finisce in doccia. Poi
Poi, reparto beauty. Beauty, borse, anche qui. C'era di tutto, davvero. E io ho preso l'unica cosa non colorata, che è questa. Ve la faccio vedere così si vede meglio. Non lo so, perché non sono... sono un po' con le luci messe un po' così. Ed è un semplicissimo beauty che tornerà utile quando si potrà riviaggiare, per corpo, viso, insomma ci metterò tutto dentro. Ha una parte, una tasca, diciamo quella principale grande, e questa più piccolina dove magari mettere dischettini per struccarmi, la fascia per i capelli, insomma cose un pochino più piccole. Quindi l'ho preso nero perché alla fine io vado in giro solo con cose nere. Passiamo al pezzo forte, il mio viaggio, poi in realtà è un viaggio, ce l'ho vicino a casa, al centro commerciale, è stato principalmente per questi, i contenitori per la postazione make up, che adesso io sono in tuta come vedete perché oggi sono a casa, perché sono andata da Primark, e adesso passerò un'ora a sistemare tutta la mia postazione make up, poi casomai mi inserisco delle clip, non lo so. Comunque c'erano tre forme grandi, vediamo se vi riesco ad avvicinare, ok, vediamo se mette a fuoco. Vedete, ci sono queste tre forme grandi e il porta rossetti sopra. Io ho preso questo con il doppio cassetto lungo e poi da abbinare questo con contenitore più grande e il doppio cassetto piccolo. Li ho presi, l'uno costano 12 euro. Li ho presi perché intanto ho potuto vedere la misura e accertarmi che fossero grandi, e poi perché l'ultimo che avevo comprato su Amazon era veramente piccolo. Credo che convengano tantissimo queste cose. Comunque c'era quello per il cotone che io ho già, quello per i cotton fioc, quello per i rossetti, il porta palette, insomma c'era tutte le forme. Se vi volete organizzare la makeup table vanno benissimo. E niente, e adesso vado giù a sistemarmi tutti i trucchi. Vi farò sapere sicuramente su Instagram come mi trovo con... anzi, fatemelo sapere anche voi se ce ne avete già giù nei commenti, come vi trovate con la biancheria da letto. Ho visto che c'erano tantissime cose, tipo cornici, piantine finte, accessori per la tavola, tovaglie. Tornerò anche per gli asciugamani perché mi sembravano buoni, asciugamani da battaglia, da usare tutti i giorni. Mi sembravano molto buoni, poi erano monocolore, insomma ci sono tutte le varianti colori. Adesso magari per la primavera arriverà qualcos'altro e vi terrò aggiornate su Instagram. Volevo salutarvi, dirvi che non mi sono dimenticata di registrare i video su YouTube, ma vedete, cioè o capita un momento così in cui 10 minuti cotto e mangiato, finito tutto, oppure al momento, cioè in questo periodo non ho avuto molto tempo. Comunque ho già preparato due video che devo solo editare, che sicuramente vi carico prossimamente, riguardano i profumi, quindi ci vediamo al prossimo video. Invece no, perché ho finito di sistemare tutto, quindi adesso vi faccio vedere come ho organizzato tutti i miei trucchi. Allora, ecco qua come ho organizzato il tutto. Questa è la mia metà di scrivania giù, e qui c'è la cassettiera dove avevo prima tutta la collezione make up, che vi lascio giù linkato qua su da qualche parte, che adesso svuoterò, farò un bel decluttering così recupero tutti questi cassetti, e ho sistemato. Allora, vedete, questo è quello che vi dicevo di Amazon, che avevo comprato su Amazon, che sì, andava bene, però è un po' piccolino, e l'ho comunque tenuto e ho recuperato dello spazio, e qui dentro c'è tutto quello che mi serve, no, forse anche di più. Se me la studio bene, adesso che faccio il decluttering, qua dentro ci entra tutto quello che mi serve, si incastrano benissimo uno sopra l'altro e sono spaziosissimi. Allora, che cosa ho fatto? In questo
cassetto ho messo tutte le mie basi, primer, correttori e cipria che sto finendo. In questo qui piccolino invece ho messo tutti i prodotti per contouring, palette viso, la terra, il blush che sto usando, anzi ve lo faccio anche vedere perché mi sta piacendo tantissimo, è da un sacco che non vi faccio vedere un prodotto di make up, è questo qui di Dior, il Nude Luminizer Blush, numero, aspettate che lo devo vedere da vicino, 10, sì, perché è un po' andato, ed è questo. Sfalza un po' i colori, no, eccolo qui, e questo qui lo sto praticamente consumando, mi piace molto. Andiamo avanti, secondo cassettino più piccolo invece ci sono tutte le mie basi per il mascara, i mascara che sto usando, matite e prodotti per le sopracciglia. In realtà sto usando solo questo di Nabla, il Mars, la pomanda. Invece, e questo era praticamente un blocco. Il secondo blocco, palette, tutte quelle che vado a pescare comunque giorno per giorno, quotidianamente, che mi piacciono di più. Ve le faccio vedere così velocemente, tanto le riconoscete. Prodotti per gli occhi, ombretti in crema e eyeliner glitterato e un altro ombretto in crema. Qui invece, vado veloce perché mi si sta scaricando la batteria, invece ho messo tutti i prodotti labbra. Quindi tutto quello che adesso non uso, però che in realtà scelgo da utilizzare tutti i giorni, i miei pennelli sporchi, una broom per il viso, questa è di Elizabeth Arden, mi trema anche la mano, matite labbra, matite occhi ed eyeliner. Qui ci sono tutti elastici, mollettine, pinze, insomma quando mi trucco mi tiro sui capelli e li ho messi qui. E qui abbiamo disgustosi, tempera matite, una pinzetta, lo specchietto e voilà! Ciao!